Amici di Ciaxi Cucina con MC, ciao! Oggi vellutata di zucca in solo 6 minuti di cottura. Io sono Manuel e lui è Stefano. AMC si occupa da oltre 60 anni di corretta trasformazione del cibo, quindi di cotture, grazie a questi fantastici strumenti. E andiamo a vedere gli ingredienti che utilizzerà Stefano. Zucca, porro, carote, guanciale, sale, olio, un po' di rosmarino e del pane. Manuel, ci vediamo dopo? Fai del lavoro. Cottura. Anzi, prima di cucinare andiamo a tagliare la zucca. Direi che possiamo andare in pentola e cominciare a cucinare il guanciale. Andiamo ad aprire la nostra pentola, in questo caso sto usando una 20 cm da 3 litri. Guanciale, lo mettiamo all'interno. Ok, chiudiamo, accendiamo a di automatico, audio terme solo su settore carne, corrisponde a 50 gradi circa, quindi aspettiamo che arrivi in temperatura e il guanciale sicuramente starà iniziando a rosolare. Dopodiché lo rosoliamo bene bene bene, lo togliamo e lo colliamo su un pezzo di carta, ok? Ci sta chiamando Audiotherm e non ci rimane che aprire. Il guanciale comincia a rosolare. Ci siamo. Bello al punto giusto. Colliamo, mettiamo su un pezzo di carta ad asciugare bene. Ok, qui lasciamo assorbire e asciugare bene. Il grasso che si è tirato fuori lo mettiamo dentro una ciotolina. E dopodiché, anche se c'è un po' di guanciale all'interno, non è un problema, mettiamo la zucca, la carota e il porro. L'acqua. Circa 300 ml di acqua, tutto il resto, sale e il resto, lo mettiamo dopo. Mandiamo in cottura con il nostro fantastico SecoQuick, l'acceleratore di cottura per eccellenza, la rotellina su A di automatico autocontrollato, accendiamo il nostro Audiotherm, cottura turbo per 6 minuti. La luce blu si è accesa, direi che ci vediamo tra 6 minuti. Guanciale andiamo a tagliarlo un pochettino a coltello. Audiotherm ci sta chiamando, abbiamo terminato la cottura. Se hai pezzi più grandi o quantità più grandi di zucca, lascia che il coperchio si apra da solo, così completa la cottura. In questo caso possiamo andarlo ad aprire noi. Come? In tre modi. O sfiatiamo in questo modo qua. E colgo l'occasione per farti vedere che SecoQuick non cucina ad alte temperature, quindi vedi la mia mano non si sta ustionando. Non è vero, è una finta, non scherzo. Oppure lo mettiamo sotto l'acqua fredda di modo che vada giù la temperatura. Il terzo modo è quello che ti ho detto prima, lasciamo che si apra da solo. Intanto io vado ad aprirlo adesso, arrivo tra un secondo. Eccoci qua, messo sotto l'acqua fredda, aperto il coperchio e adesso prepariamoci per mixare il tutto. Guarda che bella crema densa. Rimettiamola in pentola. Voilà. E adesso andiamo a finire la nostra ricetta. Come? Aggiungendo il rosmarino. Aggiustiamo di sale e non ci rimane che impiattare. La crema di zucca è pronta, prepariamo l'assaggio a Manuel, se no si mangia il piatto e vediamo cosa ne pensa. Manuel! Arrivo! Vieni Manu. Un po' di guanciale, rosmarino. Wow! Tieni, vieni qua, assaggia che io devo dire ancora due cosine. Grazie. Se ti è piaciuta questa video ricetta, lascia un mi piace, mi raccomando, nei commenti scrivi cosa vorresti vedere nelle prossime video ricette. Non dimenticarti di seguire i nostri canali social Facebook, YouTube e Instagram. AMC Italia ti aspetta. Ci vediamo anche nelle live che facciamo una volta al mese. Manu, com'è? Mondiale. E allora direi che in 6 minuti abbiamo fatto un piatto spettacolare. Ci vediamo alla prossima video ricetta con Ciaxi Cucina con AMC. Ciao!
Adesso provo ad assaggiarlo anch'io, eh. No, no, è spettacolare. Vabbè, io mi mangio il piatto. Il piatto è una fortuna.